Le sedi della Caritas e dell'Ukrainian Educational Platform alla periferia di Leopoli si riempiono di aiuti alimentari e di farmaci. È il primo gesto concreto della carovana pacifista Stop the War, partita da Gorizia, che ha varcato il confine con l'Ucraina per la prima giornata di azione solidale nel paese colpito dal conflitto. Oltre 32 tonnellate di aiuti tra viveri e medicinali, da portare soprattutto nelle aree più remote e difficili da raggiungere. Le decine di giovani e volontari impegnati nelle operazioni di scarico preparano, con l'aiuto delle realtà locali, l'assemblea nelle strutture del seminario. Giampiero Cofano, dell'associazione Papa Giovanni XXIII, è tra i principali promotori dell'iniziativa, sostenuta da quasi 160 organizzazioni. Incontreremo le autorità civili e religiose qui di Leopoli e verrà anche il nostro ambasciatore italiano a salutarci, speriamo, sperando che comunque non scatti un allarme aereo, perché altrimenti dovremmo forse modificare il nostro programma. Ma il gesto più significativo è quello di questa marcia simbolica, silenziosa, con una sola scarpetta bianca con scritto Stop the War Now, un messaggio che in silenzio vorremmo dare a tutti i cittadini di Leopoli e i rifugiati che oggi sono qui a Leopoli. Attraverseremo la città circa 5 km a piedi portando questo messaggio. Gli aiuti servono subito, dice, ma bisogna dialogare e far finire la guerra. Beh, chiaro, diciamo che il motivo umanitario sicuramente in questo momento, quando uno ha fame, devi portargli quello di cui ha bisogno, ma poi devi cercare di farlo sedere a un tavolo, devi cercare di dialogare con lui, e quindi questa cosa si può fare innanzitutto facendo tacere da subito le armi e poi davvero cercare di portarsi a fare tutto per intraprendere una strada del dialogo, e noi purtroppo in quest'ultimo mese di dialogo ne abbiamo visto poco.